Io invece volevo partire dall'ufficio scolastico regionale, perché noi abbiamo alcuni pilastri qui, che sono gli insegnanti innanzitutto, le aziende, intanto le lascio il microfono, prego. E le famiglie sono 220.000, tanto per diciamo, continuare a dare qualche numero sull'alternanza. Le famiglie, è assolutamente necessario fare un intervento di comunicazione e informazione sulle famiglie. Abbiamo tanto parlato di fiducia nel corso del pomeriggio, e la fiducia si crea appunto partendo anche da una attività di comunicazione efficace nei confronti delle famiglie. Però io, se mi permette, vorrei fare qualche considerazione, perché ho ascoltato pazientemente tutto il dibattito e il confronto e vorrei fare alcune considerazioni. Insegnanti coinvolti nell'alternanza, dico 10.000 insegnanti, non è conto uno per scuola, perché non è soltanto il tutor scolastico che deve essere coinvolto nell'alternanza, ma dal nostro punto di vista è l'intero corpo insegnante e poi vi spiegherò anche il perché. Dopodiché, se noi moltiplichiamo 110.000 studenti per almeno 400 ore di alternanza e tecnici, cioè elemento costitutivo del patto sociale, come dicevano i comunisti, bene, io ho imparato questo, che tanto il sistema formativo quanto il sistema assimilato. Questo perché? Perché è troppo presto? Perché? Questo perché? Perché non c'è l'alternanza, il processo di alternanza, questo cambiamento radicale del sistema, e questo discorso di ragionevolezza, perché questi numeri non possono portare a pensare che noi nel corso del prossimo triennio porteremo 1,5 milioni di studenti a fare alternanza nei luoghi di lavoro. I sistemi si mettano in moto. È fondamentale, per esempio, per quanto riguarda la scuola, perché l'altro tema. Allora, senza parlare di ricerca e formazione e sviluppo economico, credo che ci sarebbe bisogno di un altro convegno, di un altro. Quindi cerco di 17:15 Carla La Tagliola. Infatti cerco di semplificare, e con tutti i rischi di semplificazioni. Allora, non c'è dubbio che ricerca e formazione determinano il successo dei paesi in assoluto. C'è anche a tenere conto del fatto che non tutti i sistemi industriali hanno le stesse capacità. I nostri sistemi industriali sono leggermente diversi da quelli di altri paesi per dimensione, per posizionamento. Quindi la facilità e modalità di realizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo già remoto può fare cose che l'impresa italiana non ha. Quindi il tema è come riusciamo a farlo in modo più efficiente e ma diverso rispetto a quello di altri paesi, quindi se fosse semplicemente su un problema di spesa sarebbe paradossalmente un po' più semplice. Quindi sono d'accordo, però c'è un tema di modi. Se riguardo però il discorso della formazione, posso portare, chiaramente noi guardiamo con molto interesse questo tipo di mondo perché la qualità del lavoro della scuola influenza la qualità della scuola superiore, influenza la qualità dei nostri studenti e influenza la nostra capacità di produrre quello che ci rende in qualche modo noti nel mondo. Ecco, guardando questo tipo di relazione sulla quale noi investiamo tanto, stiamo portando un'iniziativa di 250 studenti dall'università top del mondo a Torino per 3 settimane, coinvolgendo tutto il sistema pianeta in Europa qui a Torino, perché ritengo questa una città attrattiva. Il pomeriggio c'è un lavoro di gruppo a cui gli studenti del liceo non partecipano, la mattina ci sono lezioni e testimonianze di personaggi di caratura mondiale a cui partecipano un certo numero, una ventina di studenti delle scuole superiori di storia del lavoro. Il modo con cui si sta trasformando il lavoro trova abbastanza impreparati anche noi, cioè parlava di General Motors, ma prima industria che si mette a produrre dalle polveri un oggetto rispetto a un mondo che toglieva da un pezzo del metallo per arrivare al pezzo finito, a partire dalle polveri, è un cambiamento radicale nel contenuto del lavoro. La qualità delle persone che andranno alle fabbriche nei prossimi anni sarà infinitamente più elevata dal punto di vista professionale. Ora, di fronte a questi cambiamenti del lavoro, il concetto di ufficio non sarà più lo stesso, il concetto di prossimità
nel lavoro non sarà più lo stesso. Allora credo che una delle cose da fare tutte insieme sia anche riflettere su quello che sarà il contenuto del lavoro. Io credo che anche la stessa cosa diceva Sburlati prima, io ho invitato a parlare ai miei studenti, credo sia una bella esperienza di cosa il legame fra tradizione e innovazione, che in questo paese ci siamo persi. Io mi sento di origini contadine, anche se poi ho fatto l'ingegnere e faccio altro, perché il legame con la terra è importante, e capire come la tecnologia trasformerà mestieri in cui noi eravamo molto bravi e che in cui abbiamo rinunciato, per cui non è il fatto di fare la camiciaia del passato, ma mettere dentro il 3D, la simulazione della realtà virtuale e la nostra abilità manifatturiera. Ecco, quelle cose lì noi possiamo sviluppare la 3D, possiamo sviluppare alcune cose, ma la scuola e le imprese ci devono dare una mano e viceversa. Quindi quando parlava di ricerca e formazione, scuola, lavoro, imprese è abbastanza complicato, e progetti come questi vanno nella giusta direzione, credo vadano portati avanti, cercando di capire cosa sarà domani questo, perché è un mondo ancora abbastanza incerto e oscuro, però non possiamo neanche lasciare i nostri giovani senza orientamento e senza certezze, non si può chiedere alla scuola di fare questo lavoro. Secondo lei non c'è il rischio che nasca un po' monco? Sì, credo che uno delle questioni sulle quali forse in questo anno di avvio dell'alternanza scuola-lavoro è il caso rifletterci un attimo, è il fatto che le risorse che sono state stanziate, poche, dal Ministero, poche, nel senso che rispetto a quello che è necessario... Euro all'anno sì. Si continua a dire nel bilancio dello Stato, non è la merda, cioè, certo. L'ultimo riparto di risorse sull'alternanza delle risorse che sono significative rispetto al fatto che non si era mai investito nulla, ci mancherebbe. Quello che voglio dire è che per poter creare un sistema di alternanza scuola-lavoro e quindi far sì che l'impianto diventi si crei una piattaforma, proviamo ad immaginarla su base regionale. Le risorse intanto date alle singole scuole si corre il rischio di polverizzare e quindi di non creare un sistema. In secondo luogo, se noi andiamo, lo commisuriamo, i numeri dei ragazzi che dobbiamo avviare all'interno del mercato del lavoro sono pochi, tant'è che le aziende nel momento in cui ci chiedono, nel momento in cui capiscono che cosa vuol dire il progetto e si mettono in discussione, quindi provano ad immaginare quale tipo di realtà è possibile definire, quale tipo di progetto è possibile definire, uno dei temi che ci si pone, che pongono, è ad esempio i DPI per restare all'interno della mia azienda, chi li paga? Li devo pagare io? Allora in questo senso le risorse diventano poche, allora noi dobbiamo trovare altri strumenti che ci permettono di arrivare a una modalità per la quale le aziende si sentano incentivate e stimolate ad aderire al progetto di alternanza scuola-lavoro. Una proposta che abbiamo formulato recentemente, che credo possa essere una proposta intorno alla quale ragionare, è ad esempio immaginare che le aziende abbiano uno sgravio fiscale nell'identificare il tutor di riferimento che segue il progetto di alternanza scuola-lavoro. È un'idea che vada a sommarsi alle risorse che possono essere messe a disposizione per l'alternanza scuola-lavoro.